Anche l'Abruzzo questa mattina è stato svegliato dalla scossa di terremoto di magnitudo 3.3 che intorno alle 6.11 ha interessato le Marche con epicentro a 11 km di profondità nei pressi di Bolognola in provincia di Macerata, nella zona del Parco Nazionale dei Monti Sibillini. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato poi una nuova scossa di magnitudo inferiore 2.1 qualche minuto dopo la prima. E se nessun danno a cose e persone è stato rilevato, non è mancata la paura nei territori che soltanto qualche anno fa hanno subito forti danni per il sisma del 2016. In questo contesto torna ad essere di grande attualità la figura del geologo al servizio del territorio per la prevenzione del rischio contro le calamità naturali. Anche di questo si è parlato a Chieti nel primo convegno regionale organizzato dai corsi di laurea di scienze geologiche dell'Università d'Annunzio e dall'Ordine dei Geologi d'Abruzzo nel campus teatino. Marcello Buccolini, presidente del CDS di Scienze Geologiche dell'Università d'Annunzio di Chieti Pescara, la terra continua a tremare, non è una novità perché sappiamo che i terremoti si registrano ogni giorno in ogni angolo di mondo e però si continua ad aver paura del terremoto. Beh, il terremoto sì, c'è stato anche oggi questa scossa che ha coinvolto le Marche in una regione estremamente vulnerabile da questo punto di vista. Cioè, i terremoti ci sono, ci saranno. Problematiche non sono soltanto quelle del rischio sismico, ma tendiamo a parlare di alluvioni, di frane, di erosioni. L'Italia ha bisogno di geologi. Abbiamo praticamente tutti i rischi che possiamo immaginare, dal vulcanico al sismico, al gravitativo, alle frane, all'erosione, possiamo arrivare fino a ipotizzare il maremoto. Per tutto questo c'è bisogno di geologi. Il paradosso qual è? È che non ci sono geologi. Come presidente del corso di studi di scienze geologiche devo evidenziare la crisi di iscritti ai corsi di geologia, ma non parlo della mia università, della D'Annunzio, parlo proprio del livello nazionale, dove le percentuali di iscrizioni si sono drasticamente ridotte negli ultimi anni, in un momento, come ripeto, nella quale c'è una richiesta di geologi altissima. I nostri laureati nel giro di un anno lavorano tutti. Questo è un paradosso difficile da spiegare, o forse non è tanto difficile se andiamo ad analizzare quella che è la conoscenza della figura del geologo nell'opinione pubblica. Quante persone sanno cosa fa veramente il geologo? Immaginiamo l'utilizzo della geologia per l'energia circolare, il reperimento delle risorse sia rinnovabili che non. Il geologo è ovunque. Dentro al cellulare c'è il geologo, perché ci sono delle materie prime per fare le batterie, eccetera, per le quali serve il geologo. Prima di tutto, ovviamente, in una regione come la nostra, la gestione del rischio, ma non del rischio una volta che è avvenuto l'evento, come spesso accade. Cioè, si sente parlare del geologo, c'è stata l'alluvione, sentiamo cosa dice il geologo. Va fatto tutto prima, con la prevenzione. Nicola Labrozzi, presidente dell'Ordine dei Geologi della Regione Abruzzo. Come si può invertire questa tendenza? Il calo di iscrizioni a geologia a fronte invece del crescente bisogno di geologi. Con la sensibilizzazione soprattutto delle istituzioni, del governo, dei politici, perché bisogna cambiare la tendenza anche nella scuola. Non si insegna più nelle scuole superiori le materie scienze della terra. Si deve riavvicinare la coscienza di tutti alle problematiche del territorio. Noi come ordine stiamo lavorando tanto nelle scuole per promuovere la conoscenza del territorio e la cultura del geologo. Quindi ci vuole tanta azione formativa, convegni e incontri sempre più numerosi.